Ma come funziona lo sbrinamento? Ma perché le pompe di calore fanno sbrinamento? È una domanda che mi verrà fatta un giorno sì e un giorno no. Veramente tutti voi mi chiedete, ma questo sbrinamento come funziona? Perché c'è? Beh, sicuramente è una domanda legittima a cui tu devi avere una risposta. Allora dai, clicca sul tasto mi piace e cominciamo. Il fattore dello sbrinamento nelle pompe di calore viene molto spesso sottovalutato, anche se la sua incidenza nella bolletta elettrica diventa molto pesante se non viene eseguito in maniera corretta. Devi sapere che nelle pompe di calore aria-acqua, cioè quelle che hanno un'unità esterna dove c'è una batteria con delle lamelle molto sottili, all'interno ci gira del gas refrigerante che tipicamente è 10-15 gradi più freddo rispetto all'aria ambiente. Questo cosa significa? Che quella batteria lì risulta ghiacciata, anche se fuori ci sono 5 gradi sopra lo zero. Con 5 gradi sopra lo zero hai un elevato tasso di umidità e l'aria umida si posa su questa batteria creando uno strato di ghiaccio. Se si crea uno strato di ghiaccio, l'aria non passa più e la pompa di calore si ferma, continuando però a consumare energia elettrica per togliere il ghiaccio. Questo per farti capire il principio dello sbrinamento. Devi sapere però che alcune pompe di calore utilizzano le resistenze elettriche per sbrinare, con costi di gestione altissimi e che ti obbligano anche ad aumentare la potenza elettrica del tuo contatore. E nella maggior parte di prodotti presenti sul mercato non si conosce nemmeno il numero di sbrinamenti eseguiti dalla pompa di calore nell'arco di una giornata. Cioè tutto viene lasciato al caso. Capisci bene che però lasciare al caso il processo dello sbrinamento è come dire lascio al caso la mia bolletta elettrica. Cioè non so cosa succederà nella prossima bolletta e non puoi sicuramente permettertelo. Quindi ripetendo, la pompa di calore si ferma per sbrinare e finché sbrina sta consumando tanta energia elettrica quanto per riscaldare casa. Solo che in quel momento non sta riscaldando casa, sta solo consumando per salvare se stessa e poter ripartire per riscaldare casa. Il tuo compito, quindi, se non sei un tecnico, è quello di farti spiegare da chi ti sta proponendo la pompa di calore come avviene il processo di sbrinamento, se avviene con le resistenze elettriche oppure no, se ci serve un accumulo di acqua tecnica oppure no, e così via. Le pompe di calore professionali invece hanno la possibilità di monitorare il numero di sbrinamenti durante il giorno e vedere anche a distanza per quanto sono durati. Tipicamente sono sbrinamenti che durano dai 2 ai 3 minuti e alcune pompe di calore hanno al loro interno un algoritmo brevettato per sbrinare in poco tempo. Le soluzioni professionali poi prevedono anche un accumulo tecnico, detto in gergo un puffer, dove prelevare acqua calda nel processo di sbrinamento. Quest'acqua calda viene utilizzata per sciogliere il ghiaccio in maniera molto veloce. C'è da dire poi che le pompe di calore professionali non arrivano al punto di dover sbrinare per la formazione di ghiaccio, cioè non vedrai mai una parete di ghiaccio, ma si fermano molto prima per mantenere alto il valore del COP e quindi avere le massime rese anche con temperature esterne molto basse. Non ti nascondo che ho visto con i miei occhi alcuni casi in cui non era presente l'accumulo tecnico e quando la macchina è andata in sbrinamento ha fatto esplodere lo scambiatore interno che si è ghiacciato letteralmente facendo uscire il gas refrigerante andando nell'acqua e dovendo buttare via tutta la macchina. Ma se ti fai seguire da un tecnico preparato di questi problemi proprio non devi preoccupartene. Allora dai, se hai domande sul tuo specifico caso, scrivele nei commenti qui sotto. Sarò sempre io di persona a rispondere. E se vuoi ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video, clicca sul tasto iscriviti e sulla campana a fianco.